Buongiorno a tutti e benvenuti al ciclo di incontri informativi Consigli degli Esperti. Oggi diamo il via a questa iniziativa, trattando un tema importante sia per chi è direttamente coinvolto in un problema alimentare, sia per chi indirettamente ci vive a stretto contatto. Quindi il tema di oggi, che affronteremo oggi, è proprio questo: i tre campanelli di allarme per riconoscere un disturbo alimentare. A cosa prestare attenzione? Ci risponderanno i professionisti dell'equipe CIP Milano Navigli, ci forniranno una prospettiva multidisciplinare. Nella seconda parte di questo incontro, dedicheremo uno spazio alle vostre domande che potete scrivere tranquillamente all'interno della chat. Allora, inizio presentando la nostra equipe. Abbiamo con noi il dottor Gian Domenico Schiena, medico psichiatra, la dottoressa Martina Tramontano, psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Laura Ranzini, psicologa psicoterapeuta e la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Benvenuti a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno. a tutti. Grazie Bene, passo la parola al dottor Schiena. Dal punto di vista medico, quali sono i segnali a cui prestare attenzione per riconoscere tempestivamente un disturbo alimentare? Rosaria, della domanda. Beh, diciamo che il primo segno, prestando attenzione a segni la cui rilevazione è di competenza medica, lasciando un po' alle colleghe psicoterapeute che parleranno dopo di me, segni più, diciamo così, squisitamente psicologici, il primo segno è sicuramente, forse il più banale, la perdita di peso. La perdita di peso, dal punto di vista medico, in un adolescente può avere molte cause, ma nel contesto di una condizione di salute buona, in un adolescente altrimenti sana, non può che essere un campanello di allarme importante per un disturbo alimentare. Nel contesto di una valutazione del peso e della forma del corpo, percepiti come decisivi per il proprio benessere psicologico. Diciamo che, questa eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, che è stata riconosciuta essere dalla ricerca scientifica come un nucleo psicopatologico, anzi il nucleo psicopatologico più importante e comune a tutti i disturbi dell'alimentazione, questa eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo può portare a un tentativo di dimagrimento tramite vuoi una riduzione della quantità dei cibi consumati, vuoi un'esclusione di cibi considerati troppo calorici o poco salutari, come cibi ricchi di grassi o di zuccheri, e un aumento dell'attività fisica. L'anoressia nervosa è proprio definita come una diagnosi in cui tale eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo porta il paziente ad una condizione di sottopeso, quindi con un indice di massa corporea inferiore a 18,5 kg al metro quadro. Nella bulimia nervosa, invece, l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo porta ad un simile tentativo di dimagrimento tramite riduzione quantitativa e, come dire, qualitativa dei cibi,
ma non viene raggiunta una condizione di sottopeso, in quanto è come se entrasse in azione un meccanismo di salvaguardia biologico per cui la riduzione della quantità di cibo introdotto, la restrizione calorica, esita in una buffata. Che cos'è una buffata? La buffata, se vogliamo, la possiamo considerare un po' il secondo campanello di allarme per i disturbi alimentari. Quindi qualcosa a cui sicuramente prestare attenzione. Anche nell'anoressia nervosa possono essere presenti abbuffate, ma contemporaneamente è presente una condizione di sottopeso. La bulimia nervosa invece è definita come una diagnosi, una condizione clinica, una diagnosi in cui sono presenti sia l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, sia le abbuffate. Queste abbuffate sono seguite da comportamenti di compenso, quindi comportamenti che la paziente mette in atto per eliminare quanto ha introdotto durante l'abbuffata, ad esempio il vomito autoindotto, che è il più classico, ma anche l'abuso di diuretici o di lassativi. Nella bulimia nervosa, dicevo, è presente questa eccessiva valutazione del peso della forma del corpo, le abbuffate, ma non una condizione di sottopeso, che è invece caratteristica dell'anoressia nervosa. Durante la buffata il paziente mangia in un periodo di tempo tutto sommato limitato una quantità di cibo molto importante che viene descritta essere significativamente maggiore di quella che la maggior parte di noi mangerebbe. Ma forse ancora in maniera più decisiva, il paziente ha la sensazione durante la buffata di perdere il controllo su quanto sta facendo. Non so, pur rendendosi conto di stare mangiando in maniera non adeguata, non riesce a smettere di mangiare, non riesce in qualche modo a limitarsi. Nella bulimia nervosa, dicevo, la buffata è seguita da comportamenti di compenso, ma non sempre le abbuffate sono seguite da tali comportamenti, come accade in un'altra diagnosi, che è il disturbo da alimentazione incontrollata, chiamato anche binge eating disorder. Da ultimo, se devo elencare un altro campanello d'allarme che in un adolescente altrimenti sano può far pensare a un disturbo del comportamento alimentare, sicuramente da un punto di vista medico la perdita del ciclo mestruale. Parliamo ovviamente di pazienti di sesso femminile, parliamo ovviamente di che è un segno per pazienti di sesso femminile. Questo è un segno in qualche modo che è conseguente al sottopeso e quindi un segno specifico di anoressia nervosa, al contrario della buffata, che invece, come,
come ho detto poc'anzi, presente sia nella bulimia nervosa sia nel binge eating disorder. Da dove viene la perdita del ciclo mestruale? Beh, diciamo che l'organismo è stressato dal sottopeso, entra in una specie di energy save mode, va un po' in stand-by il meccanismo riproduttivo. In questo energy save mode l'organismo taglia tutte le attività non necessarie alla priorità assoluta del momento, cioè trovare cibo, alimentarsi. E capite bene come in un contesto del genere le potenzialità riproduttive sono le prime cose ad essere in qualche modo tagliate, eliminate. Ecco, quindi sottopeso, perdita di peso, abbuffate, perdita del ciclo mestruale, quindi quello che in termini medici si chiama amenorrea. Mi sembra che questi, da un punto di vista medico, possono essere dei campanelli d'allarme importanti e dei campanelli d'allarme che tra l'altro possono essere, se vogliamo, facilmente rilevabili anche da i genitori dei nostri pazienti e delle nostre pazienti. Ok, grazie al dottor Schema. Quindi perdita di peso, abbuffate e perdita del ciclo mestruale. Ok. Sì. Mi sembra che siano le cose più importanti e appunto più anche facili da rilevare da parte dei familiari, dei caregiver, di chi vive a stretto contatto. Sì, esatto. Ok, grazie. Passo adesso la parola alla dottoressa Tramontano. Dal punto di vista psicologico, quali sono i campanelli di allarme per riconoscere un esordio di un problema alimentare? Quindi quelli che sono gli aspetti a cui prestare attenzione per l'innesto di un problema di questo tipo? Ok, grazie Rosaria. Allora, dal mio punto di vista di psicoterapeuta, prima di rispondere alla domanda e chiarire i tre principali campanelli di allarme connessi all'esordio, credo sia importante mettere in evidenza un dato. La ricerca scientifica ci dimostra che il picco di insorgenza di disturbi alimentari è l'adolescenza, quindi un periodo molto critico dello sviluppo dove corpo e mente stanno subendo grandi cambiamenti e i ragazzi, i giovani, si trovano comunque a dover portare a termine gli studi, decidere per non so l'università che faranno dopo, crearsi delle relazioni interpersonali, e in qualche modo il periodo in cui si creano la loro identità. Tali aspetti ci fanno capire come i giovani che sviluppano un disturbo alimentare all'esordio comunque in quel periodo sono a rischio di sviluppare non soltanto dei problemi di natura fisica, ma anche dei danni psicologici e interpersonali a cui è importante prestare attenzione proprio durante l'esordio. Il primo segnale d'allarme che voglio mettere in evidenza è sicuramente una preoccupazione eccessiva per la propria immagine corporea, che si esprime per lo più come desiderio comunque di magrezza, quindi controllo frequente del peso, della forma del corpo, guardarsi sempre allo specchio, oppure modificare il proprio modo di vestirsi. Poi ci può essere la paura eccessiva di prendere peso, quindi comunque misurarsi frequentemente il peso, utilizzare anche più volte al giorno la bilancia, oppure ci può essere un'immagine negativa del proprio aspetto, disgusto verso se stessi e anche una eccessiva sensibilità a critiche, osservazioni che riguardano non soltanto la forma fisica e il peso, ma anche un po' le abitudini alimentari o anche il tipo di esercizio fisico. È come se ad un certo punto la vita di questi giovani ruotasse tutto intorno alla valutazione del peso e della forma del corpo, e il controllare, l'eccellere nel controllare questi aspetti diventa l'ambito più importante per valutare la propria persona, per avere un valore.
questo, come già detto il dottor Schiena, comunque rappresenta il nucleo psicopatologico di questo problema. E nei giovani che sviluppano poi un'anoressia nervosa può portare all'adozione di una dieta estrema, molto restrittiva, tale poi da sviluppare una situazione di sottopeso con conseguenti sintomi di malnutrizione che vanno ad intensificare ancora di più tutte quelle preoccupazioni legate all'alimentazione. Quindi possiamo notare che questi giovani pensano continuamente al cibo e iniziano anche a sviluppare degli interessi legati a quest'ambito che prima non avevano, come diventano appassionati di cucina, si offrono sempre per cucinare per gli altri, iniziano a collezionare ricette e cose di questo tipo. Naturalmente è importante avere in testa che non si riconosce un problema alimentare o comunque l'esordio di un problema alimentare soltanto dal sottopeso, perché si può essere anche normopeso, ma essere comunque eccessivamente preoccupati per il proprio corpo. Infatti l'adozione di regole dietetiche molto rigide, molto estreme, è una delle cause principali di perdita del controllo sul cibo, quindi poi delle abbuffate che sono appunto già state spiegate dal dottor Schiena e che caratterizzano invece delle giovani che poi sviluppano più un tipo di problema alimentare come bulimia nervosa o BED. Un secondo segnale di allarme che è molto importante dal mio punto di vista mettere in evidenza è il ritiro sociale. Il ritiro sociale parte da quelle situazioni che coinvolgono il cibo e l'esposizione del corpo, però poi in realtà si estende a domini di vita sempre più ampi. Gradualmente i giovani cominciano a ritirarsi, isolarsi, non escono più con gli amici ed evitano qualsiasi tipo di attività o interesse che prima invece facevano con soddisfazione. Nelle pazienti con anoressia nervosa questo aspetto viene intensificato ancora di più da una situazione di sottopeso, perché tra i sintomi della malnutrizione c'è anche l'apatia, la riduzione del desiderio di socializzazione e anche del desiderio sessuale. Nelle pazienti invece con bulimia nervosa il ritiro sociale può essere associato a delle emozioni di disgusto, di vergogna per se stessi, che sono sempre un po' legate alle perdite di controllo. Invece nelle pazienti BED l'isolamento può essere associato ad emozioni come la depressione, il senso di colpa, che sono comunque connesse alle abbuffate. Come ultimo e terzo campanello d'allarme, credo sia importante considerare la personalità generale di questi giovani, che però viene sempre più mascherata dal problema alimentare, perché il tono dell'umore di questi ragazzi diventa instabile, piangono molto più spesso, c'è una rabbia elevata e questo, diciamo, le persone, tengo un po' in mente i genitori, lo possono anche riconoscere dalle tensioni in casa, da una comunicazione che diventa sempre molto più difficile, più problematica, o anche un partner lo può riconoscere appunto da tensioni maggiori che ci sono nella relazione. Poi alcune volte ci può essere depressione dell'umore, ossessioni, stati ansiosi che si vanno ad associare, ad aggiungere ai sintomi già di cui ho già parlato. La depressione la possiamo osservare più frequentemente negli individui che hanno episodi di abbuffate, quindi di solito bulimia nervosa e BED, mentre l'ansia e i sintomi ossessivi sono più comuni in quelle giovani che hanno un alto livello di restrizione dietetica, quindi le pazienti con anoressia nervosa. Infatti lo stato di malnutrizione specifico di queste pazienti produce anche un pensiero molto più rigido, molto più inflessibile, quindi hanno bisogno sempre di routine, di pianificazione e diventano anche molto, cioè per loro diventa molto faticoso dover prendere delle decisioni e quindi questo naturalmente va a influenzare le relazioni con gli altri. Inoltre vorrei concludere mettendo in evidenza quanto sia importante osservare questi campanelli d'allarme all'esordio, perché l'identificazione precoce di un problema alimentare è stato dimostrato comunque dalle ricerche fatte che è il miglior predittore di una prognosi positiva. Quindi credo sia importante poter
riconoscere questi segnali e quindi agire il prima possibile per, diciamo, fare in modo che abbiano un trattamento più adeguato. Sì, è tempestivo, no? Bene, quindi forte preoccupazione per l'immagine corporea, il ritiro sociale e cambiamenti nella personalità. Teniamo a mente questi tre campanelli di allarme, anche questi direttamente osservabili, no? E ci può far notare che la persona sta cambiando rispetto a un prima e sembra essere un dopo, no? Sì, sì, è molto importante questo elemento, cioè prima di tutto mettere in evidenza dei sintomi che non sono specifici e medici, che quindi di difficile osservazione, e soprattutto che per l'esordio è come se ci fosse una frattura, cioè c'è proprio un prima e un dopo, e se si riesce a notare questa frattura ovviamente si può intervenire in maniera tempestiva. Bene, grazie. Adesso invece passo la parola alla dottoressa Ranzini e le chiedo, dal punto di vista psicologico, quali sono invece i segnali per riconoscere una ricaduta in un problema alimentare, no? La dottoressa Tramontano ci ha appena illustrato quali sono i principali segnali a cui prestare attenzione, che segnano un prima e un dopo, no? E invece appunto quali sono i campanelli di allarme di una vera ricaduta? Grazie Rosaria. Allora, diciamo che alla fine di un percorso terapeutico ci aspettiamo che i pazienti abbiano lavorato sui principali meccanismi di mantenimento di una problematica alimentare, e ci aspettiamo però anche che i miglioramenti ottenuti nel percorso terapeutico continueranno anche dopo la fine della terapia. Quindi è possibile che i pazienti finiscano il percorso terapeutico avendo ancora qualche preoccupazione per il peso e per la forma del corpo, sporadici episodi di vomito autoindotto o abbuffate, o che occasionalmente possano restringere l'alimentazione. Diciamo che alla fine della terapia, infatti, è normale che ci siano questi sporadici episodi, ma è anche normale che ci possa essere di una riattivazione di quello che chiamiamo lo stato mentale del problema alimentare. Adesso vedremo nel dettaglio che cosa significa. In generale bisogna pensare che per questi pazienti il problema alimentare rimane un po' un tallone d'Achille, quindi una fragilità che tuttavia possono gestire grazie a quanto appreso nel percorso terapeutico. Appunto, dicevamo, una riattivazione dello stato mentale. Che cos'è uno stato mentale? Per spiegare questo aspetto proviamo ad immaginare la mente come se fosse un contenitore di DVD. Ogni stato mentale è un DVD. Per esempio, io posso avere lo stato mentale dell'essere figlia, dell'essere un'appassionata di musica e così via. Le persone che hanno un problema alimentare hanno anche il DVD dello stato mentale problema alimentare. Questo DVD si può attivare, può rimanere bloccato e continuare a girare a un volume sempre più alto, impedendo a tutti gli altri DVD di attivarsi nelle circostanze adeguate. Alla fine del trattamento, di un trattamento specifico sulla problematica alimentare, ci aspettiamo che questo DVD giri ad un volume più basso e lasci posto anche ad altri DVD, all'attivazione di altri DVD. I pazienti devono appunto sapere che all'inizio, dopo la fine del trattamento, in una fase iniziale, può esserci una riattivazione anche più frequente di questi DVD, che poi con il tempo decresce. Nel momento in cui questo DVD si riattiva, i pazienti sono, diciamo, istruiti a riconoscere i segnali precoci della riattivazione, quali la restrizione dietetica, la sensazione di essere grassa, il conteggio calorico e così via, e a decentrarsi velocemente. È proprio importante che lo facciano velocemente, perché se si aspetta del tempo si rischia che si inneschino poi una serie di meccanismi di mantenimento e che diventi quindi più difficile decentrarsi, e a quel punto è possibile una ricaduta. Diciamo che è importante però distinguere tra quella che può essere definita una scivolata e quella che può essere definita una ricaduta. Esatto, sì. Proviamo a fare uno zoom su questa differenza, che può essere importante, no? Da riconoscere. Sì. Esatto, perché a volte
i pazienti pensano di essere ricaduti perché magari hanno avuto un episodio di abbuffata. Invece è importante proprio fare questa distinzione, perché la scivolata è un comportamento specifico, quindi un episodio bulimico o un episodio di vomito autoindotto è una scivolata. Invece la ricaduta è un po' tornare al punto di partenza, quindi è una serie di comportamenti, ma ed è qualcosa che avviene nel tempo. Diciamo che ci sono in generale delle situazioni che possono stimolare una ricaduta, come per esempio eventi che riguardano il peso, la forma del corpo, per esempio ricevere commenti critici sul proprio corpo o subire una variazione di peso, oppure eventi che riguardano l'alimentazione, come per esempio fare una dieta, avere un episodio di abbuffata, rompere delle regole dietetiche, o eventi di vita avversi, come lo sviluppo di uno stato di depressione clinica. I passi indietro in generale a cui prestare attenzione sono episodi di abbuffata, episodi di restrizione dietetica, che può essere un po' più difficile da individuare perché è egosintonica, cioè si fa fatica a capire che è una problematica, vomito, lassativi, diuretici, episodi di esercizio fisico eccessivo o check della forma del corpo. Bene, quindi questi ultimi che ci ha elencato la dottoressa Ranzini sono i veri campanelli di allarme per individuare eventualmente una vera ricaduta, da distinguere rispetto alla scivolata di cui ci ha parlato prima. Grazie. Esatto. Grazie. Bene, adesso do la parola alla dottoressa Ramponi. Dal punto di vista nutrizionale, invece, a cosa è necessario prestare attenzione per riconoscere l'esordio di un problema alimentare? Buongiorno a tutti e grazie Rosaria. Dunque, dal punto di vista nutrizionale, uno dei primi e principali campanelli d'allarme è la variazione dello stile alimentare. Infatti, fin dall'esordio, alimenti che un tempo piacevano e venivano consumati senza preoccupazione vengono ora categoricamente rifiutati. Questi cibi sono, nella maggior parte dei casi, come già detto anche in precedenza, tutti quegli alimenti che sono fonti di carboidrati complessi, i dolci, gli alimenti trasformati, anche se la lista degli alimenti evitati è poi variabile da paziente a paziente. La scelta alimentare ricade dunque su altri alimenti che, sempre nella maggior parte dei casi, sono quegli alimenti che vengono definiti come alimenti sani e salutari, e la dieta diventa quindi in questo modo molto rigida ed estrema sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Quello che è però utile capire, cercare di capire fin dall'inizio, è la motivazione con la quale questi alimenti vengono esclusi e rifiutati, se per gusto oppure se per il sottostante timore che questi alimenti possano andare ad incidere sul peso e le forme corporee. Come già detto anche in precedenza, in alcuni casi si può registrare anche un maggiore interesse nei confronti della cucina, dei programmi alle dedicati, delle riviste con ricette o a tema alimentazione, e molto spesso le pazienti si dilettano a cucinare piatti elaborati che però vengono dedicati esclusivamente agli altri componenti della famiglia. Inoltre può essere utile notare i tempi di durata del pasto, poiché chi è affetto da un disturbo alimentare tende a mangiare molto lentamente e a spezzettare il cibo in piccoli bocconi, e questo per far sì che si possa saziare con ciò che ha deciso di consumare, anche se è in piccole quantità. E infine ci possono anche essere alcuni rituali legati al momento del pasto, come ad esempio il mangiare sempre con le stesse posate o negli stessi piatti, oppure ad orari molto rigidi e prestabiliti. Un secondo campanello d'allarme, invece, come già accennato anche in precedenza, è l'andare in bagno subito nell'immediato dopo pasto e restarci per un tempo prolungato, comunque maggiore rispetto al normale o all'abituale. Chi soffre di un disturbo alimentare, infatti, può mettere in atto alcune pratiche che hanno come scopo, come fine,
il controllo del proprio peso e delle forme corporee. Fra questi possiamo notare il digiuno, l'utilizzo di diuretici o rilassativi, l'esercizio fisico intenso e il vomito autoindotto, che quest'ultimo può essere utilizzato sia per compensare una buffata di tipo oggettivo, sia in seguito ad un pasto normale, sia in seguito al consumo anche di piccole quantità di tutti quegli alimenti che vengono evitati, vengono esclusi. Notare dunque che il proprio figlio, il proprio familiare, il proprio amico trascorre molto tempo in bagno, specie se nell'immediato dopo pasto, può essere utile per accogliere una sua richiesta d'aiuto. Infine, un ultimo campanello d'allarme è la scomparsa di grandi quantità di cibo dal frigorifero o dalla dispensa e anche il ritrovamento di alimenti in luoghi anormali, non comuni e nascosti. Come detto poc'anzi anche dai miei colleghi, nel disturbo da binge eating e nella bulimia nervosa si possono registrare alcuni episodi di abbuffata, sia soggettiva che oggettiva. Quest'ultima è caratterizzata, oltre che dalla sensazione di perdita di controllo, anche dal consumo di grandi quantità di cibo, di alimenti, e gli alimenti che generalmente vengono utilizzati durante questi episodi sono tutti quegli alimenti che nella quotidianità vengono evitati per paura che o possano andare ad influire sul proprio peso oppure che possano essere l'innesto di un episodio di perdita di controllo. Questi alimenti però generalmente sono comunque presenti nelle case perché vengono consumati dagli altri componenti della famiglia. Talvolta in alcuni casi è la stessa persona affetta da disturbo alimentare che può recarsi un po' per il senso di vergogna, per paura di venire scoperto, può recarsi lei stessa al supermercato ad acquistare questi alimenti e poi appunto successivamente nasconderli in luoghi non comuni e convenzionali. Bene, quindi ricordiamo i tre campanelli d'allarme, variazioni dello stile alimentare, l'abitudine di recarsi in bagno subito dopo un pasto, e poi quest'ultimo rituale di nascondere i cibi in luoghi insoliti o comunque scoprire così grandi quantità di cibo in dispensa, per esempio, quindi non necessariamente in luoghi insoliti, giusto? Esatto. Ok. Bene, intanto grazie a tutti voi che avete dato delle informazioni molto pratiche, credo molto utili per il nostro pubblico. E adesso diamo spazio a delle domande, se ci sono delle domande potete scriverle in chat, noi appunto le leggiamo e vi daremo risposta. Al momento non abbiamo domande, quindi lasciamo un attimo di tempo eventualmente per chi le voglia scrivere. Eccoci. Allora, Paola ci chiede cosa fare una volta che si notano i segnali. Tra questi che avete elencato, ci risponde il dottor Schiena, Paola. Sì. Allora, quando si notano questi segnali, ovviamente è importante, prima di tutto, richiedere un consulto medico, perché il medico farà un'iniziale diagnosi in maniera da orientarsi tra le varie possibilità che possono portare alla manifestazione di tutti quei sintomi e quei segni che abbiamo elencato nei vari interventi. Quindi, prima di tutto, un primo filtro è quello del medico di base.
Poi sicuramente è importante rivolgersi a delle strutture specializzate per la diagnosi e la terapia dei disturbi del comportamento alimentare. C'è un sito istituzionale, vi posso proprio incollare il link nella chat, in cui è presente un elenco diviso regione per regione di tutti i centri specialistici che si occupano di disturbi del comportamento alimentare in Italia. Spesso si sente dire nei media che non ci sono strutture che si occupano di disturbi del comportamento alimentare. Sicuramente ce ne sono meno di quanto servirebbero, ma le strutture ci sono e questo sito le elenca. Quindi posso copia e incollarlo nella chat. Ok, e poi a fianco a tutte quelle strutture che potrete trovare su questo link a cui sta accennando il dottor Schiena, poi ci sono delle strutture specialistiche per la cura di disturbi alimentari, non necessariamente convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, ma comunque proprio specializzate per la cura dei problemi alimentari. Quello che è fondamentale è sempre, una volta individuati i campanelli di allarme, senz'altro, come diceva il collega, rivolgersi a un medico per una valutazione approfondita e quindi fare un accertamento diagnostico e poi ricercare la cura più efficace. Cura più efficace si intende quel progetto di cura, quel protocollo di cura che ha dimostrato scientificamente di essere utile. Poi abbiamo un'altra domanda. Lucia ci chiede: quali differenze nei disturbi alimentari negli adolescenti maschi? Quali caratteristiche ha il disturbo vigoressico? Quindi passo la parola alla dottoressa Ranzini, che ci risponde intanto rispetto alle differenze negli adolescenti maschi. Sì, allora diciamo che sono i campanelli d'allarme sono sovrapponibili, nel senso che è importante capire esattamente da clinici poi qual è il funzionamento e quali sono i meccanismi di mantenimento delle problematiche alimentari, però diciamo con una sovrapposizione tra maschi e femmine. Si parla ultimamente appunto di questo disturbo vigoressico, anche se appunto noi andiamo più che per categorie diagnostiche, per funzionamento. Diciamo che il disturbo vigoressico, come classicamente inteso, è una patologia in cui la persona dà appunto sempre una grande importanza al peso, alla forma del corpo, con un'attenzione particolare all'esercizio fisico. Per cui forse ci potrebbe essere appunto un aumento delle ore passate a fare esercizio, dell'importanza data al raggiungimento di un certo standard corporeo. Ok, poi c'è Elida che chiede di ripetere per favore la differenza fra anoressia, bulimia e binge eating. Ne aveva parlato Chiara brevissimamente, quindi sempre in sintesi. Ok, sì. Allora diciamo che nell'anoressia nervosa la caratteristica principale è, allora, in tutte e tre le sia anoressia, bulimia che binge eating hanno come nucleo centrale questa grande importanza che si dà al peso e alle forme corporee. Per quanto riguarda l'anoressia nervosa, la caratteristica principale è il sottopeso, quindi avere un indice di massa corporea inferiore al 18,5 e un'intensa paura di aumentare di peso. Nella bulimia nervosa invece le pazienti sono solitamente normopeso, ci può essere un leggero sovrappeso o un leggero sottopeso, però nella maggior parte dei casi sono normopeso.
e nella bulimia nervosa si registrano degli episodi di abbuffata, sia oggettiva che soggettiva, che poi vengono compensate con o l'esercizio fisico o il vomito autoindotto oppure il digiuno. E per questo motivo il peso è tendenzialmente nella norma. Mentre per quanto riguarda il disturbo da binge eating, anche in questo caso si registra la presenza di abbuffate che però non vengono compensate attraverso metodi di compenso tendenzialmente. E queste appunto sono le differenze principali fra i tre disturbi. Ok, poi c'è, grazie Chiara, poi c'è Leonora che ci segnala di una sua nipote con disturbo borderline che insiste, vuol dire che ha solo un disturbo alimentare. È possibile aiutarla solo per il disturbo che lei sottolinea, indipendentemente dal borderline? Dopo le abbuffate parla sempre di pensieri suicidari. C'è un numero di pronto intervento per questo? Martina. Ok, vado io. Sì. Allora, beh, prima di tutto cioè, bisognerebbe capire anche cioè, la diagnosi di disturbo borderline che cioè, nel senso sia stata fatta da un, diciamo, un professionista dove diciamo, la nipote della signora è stata in cura o se diciamo è una loro idea. Tendenzialmente, come diciamo, ho detto anche io prima, nei disturbi alimentari, quando c'è un disturbo alimentare, la personalità della persona viene un po' mascherata, quindi ci possono essere degli elementi quali sbalzi d'umore o anche sbalzi d'umore, intolleranza alle emozioni, anche dei gesti autolesionistici che possono essere conseguenti al disturbo alimentare, mentre altre volte possono coesistere, quindi essere una comorbidità, quindi c'è sia il disturbo alimentare che il disturbo borderline o questi comunque aspetti descritti dalla signora che quindi vanno affrontati in maniera separata. Se però la ragazza comunque in questo momento identifica il disturbo alimentare come un problema, si potrebbe anche iniziare da quello come ingaggio e poi se il professionista che la prenderà in cura riterrà che c'è anche il disturbo borderline è possibile poi trattare anche quello. Però sicuramente possono tra di loro influenzarsi in maniera un po' reciproca. Per quanto riguarda il numero del pronto intervento, c'è sempre in realtà il pronto soccorso. Cioè in situazioni comunque di gravi crisi e di pensieri suicidari, la cosa più importante è rivolgersi al pronto soccorso che può dare un aiuto immediato in queste situazioni di emergenza. Certo, grazie Martina. C'è Diana che ci scrive da una volontaria che aiuta i ragazzi al telefono e via forum. Qual è l'argomento più valido per convincere una ragazza che comincia ad avere disturbi alimentari a riconoscere il problema e a chiedere aiuto? Solitamente le ragazzine negano tutto anche a se stesse. Quindi sono convinte di poter mantenere il controllo, ma intanto la loro vita sta cominciando ad andare a rotoli. È molto difficile farle persino parlare con la mamma, che spesso nega anche lei e dice tanto può farcela da sola. E questo credo sia una delle frasi che noi ci sentiamo dire più spesso in assoluto, il posso farcela da sola, o magari eventualmente condiviso anche da un familiare, questa credenza può farcela da sola. Dottor Schiena, ci vuole dare qualche qualche illuminazione su questo tema? Come agganciarle? Allora, è molto vero quello che scrive Diana, però è altrettanto vero che la stragrande maggioranza delle pazienti, parlo al femminile perché 9 volte su 10 sono pazienti femmine. La stragrande maggioranza delle pazienti è ambivalente nei confronti della sintomatologia del disturbo alimentare. La sintomatologia
il nucleo psicopatologico, che è questa eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, è un qualcosa di estremamente importante per le pazienti, è, se vogliamo, quello su cui fondano la loro vita, tutta la loro vita ruota attorno a raggiungere degli standard di magrezza, di restrizione calorica molto molto estremi, qualcosa di estremamente importante per loro. Contemporaneamente però si rendono conto che il loro comportamento alimentare in qualche modo ha delle conseguenze negative. Delle conseguenze negative che sono delle conseguenze, se vogliamo, biologiche, derivanti dalla restrizione calorica, dal fatto di mangiare poco. Quindi, ad esempio, le persone, le pazienti con un problema alimentare diventano estremamente irritabili, hanno degli sbalzi d'umore, hanno difficoltà a controllare le quote d'ansia. Questo perché il cervello entra in una è lo stesso concetto dell'energy save mode che ho citato prima per la perdita del ciclo. Anche il cervello entra in un energy save mode e quindi tutto quello che è tagliabile viene tagliato e non si riesce più a fare una regolazione fine di aspetti molto complicati come la regolazione delle quote d'ansia, dell'umore, della rabbia. Quindi le pazienti, nel contesto del loro disturbo alimentare, sviluppano tutta una serie di alterazioni da questo punto di vista, e metterle in luce può essere molto ingaggiante per loro, perché amplifica l'ambivalenza che hanno nei confronti del loro disturbo. Ho citato degli aspetti, diciamo, squisitamente psichiatrici e psicologici, la difficoltà di regolazione dell'umore, delle quote d'ansia, eccetera. Nelle adolescenti può essere ancora più ingaggiante fare riferimento alle conseguenze sociali e relazionali dei disturbi del comportamento alimentare, conseguenze sociali e relazionali che sono assolutamente pervasive e di cui le pazienti si rendono conto. Adolescenti che prima uscivano spesso con gli amici, le amiche, avevano un ragazzo, si trovano prima di tutto a litigare col ragazzo furiosamente perché diventano irritabili, con sbalzi d'umore. C'è un calo del desiderio sessuale, per cui sempre per il concetto di energy save mode, dove l'attività riproduttiva non è considerata fondamentale dal nostro organismo, quindi viene tagliata. Quindi anche dal punto di vista del desiderio sessuale le pazienti sperimentano un calo vistoso, e questo sicuramente può avere delle conseguenze dal punto di vista relazionale nell'adolescenza, nella giovane età adulta. C'è anche un ritiro sociale. Le pazienti non hanno più desiderio di vedere persone, incontrarsi con gli amici, sempre perché tutto quello che non è fondamentale, per quello che il nostro organismo ritiene fondamentale
in quel frangente, cioè procurarsi il cibo e alimentarsi, viene tagliato. Ok? Il ritiro sociale, il calo del desiderio sessuale, le difficoltà relazionali per tutto quello che abbiamo descritto, possono essere dei ganci molto importanti per far sorgere o amplificare l'ambivalenza che le pazienti hanno nei confronti della problematica alimentare. Altra cosa, e concludo perché mi sono dilungato, ma credo che questo sia una domanda molto importante, altra cosa riguarda il fatto che le pazienti non riescono più a mangiare con gli altri, e quindi questo ulteriormente spinge verso il ritiro sociale, perché le occasioni conviviali sono, nella nostra civiltà e non solo, molto importanti per costruire e mantenere le relazioni. Le pazienti però hanno tutti dei rituali alimentari, si vergognano spesso di questi rituali o comunque non vogliono che gli altri interferiscano con questi, e questo fa sì che inevitabilmente gli inviti a cena vengano rifiutati e quindi rifiuta una volta, rifiuta due volte, rifiuta tre volte, poi anche la cerchia dei propri amici e conoscenti incomincia a mettere da parte le pazienti. Ecco. Grazie Gian Domenico. C'è una domanda da Matilde che chiede: a livello terapeutico riabilitativo come si può agire con i disturbi alimentari? Allora rispondo brevemente e forse anche parzialmente, nel senso che bisogna vedere qual è la valutazione clinica del paziente che ha in mente Matilde, cioè a seconda della condizione clinica della persona che ha questo problema ci sono diversi livelli di intervento, diversi livelli di assistenza. C'è un primo livello, un intervento di tipo ambulatoriale, a un secondo livello un tipo di intervento ambulatoriale intensivo, quindi abbiamo in mente i centri diurni dove le persone si recano in strutture dal lunedì al venerdì, e poi c'è un terzo livello di assistenza che prevede il ricovero e insomma bisogna un po' valutare, dipende dai casi, ecco, ci sono diversi livelli di cura e di assistenza, bisogna vedere qual è lo stadio, la gravità. Scusami, vedo che viene richiesto anche perché qualcuno non vede il link che ho copia incollato nella chat. Basta andare su Google e mettere disturbi alimentari dove curarsi, è il primo risultato. Ok, abbiamo ancora un'altra domanda da Carolina e ci scrive: se una ragazza è stata sia bulimica che anoressica e dopo 6 anni che è uscita dalla clinica sente il dovere di andare a camminare dopo cena, fare palestra molto spesso e soffre appena si parla di peso, sta ricadendo? Potremmo dirlo tutti insieme? Sì. volete un po' dare una risposta anche voi, Laura, Martina? Ma a me veniva in mente intanto una precisazione rispetto all'incipit della domanda, quando Carolina scrive: è stata sia bulimica che anoressica, proprio in virtù di quello che dicevo prima, che è bene ricordare il funzionamento e non tanto le categorie diagnostiche, perché sennò sembra che uno ha sofferto di più patologie, quando in realtà il nucleo è sempre lo stesso, ovvero l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione. Quindi questa mi sembrava una prima precisazione importante. Rispetto alla domanda nello specifico, sicuramente bisogna capire meglio la funzione di questo andare a camminare, di fare palestra e questa sofferenza, però sicuramente sono dei segnali importanti che denotano una fragilità, una fatica, e varrebbe la pena approfondire, ecco. Grazie Laura. Abbiamo il tempo ancora per rispondere ad una domanda,
il protocollo di cura quindi prevede una sinergia di interventi, psicologo, psicoterapeuta, nutrizionista, è corretto? Quanto è importante questo? Inoltre, qual è la differenza tra nutrizionista, dietista e dietologo? Allora, rispondiamo alla prima domanda. Sì, senz'altro il protocollo di cura che noi applichiamo, che è la CBTE, quindi la terapia cognitivo-comportamentale migliorata specifica per i disturbi dell'alimentazione, prevede un lavoro sinergico tra più professionisti, e sono quelli che vedete qui rappresentati, no? Quindi il dottor Schiena, che è medico psichiatra, poi abbiamo le due psicoterapeute, la dottoressa Lanzini e la dottoressa Tramontano, e poi in sinergia lavora anche sull'aspetto nutrizionale la dottoressa Ramponi, che è una dietista. Quindi sì, il lavoro è assolutamente sinergico. Alla domanda quanto è importante, credo che potremmo rispondere tutti che non solo è importante, ma è essenziale. È essenziale perché il problema alimentare è un problema complesso che chiama in causa diversi aspetti, no? Quindi l'aspetto fisico, il dottor Schiena ci ha parlato, ci ha dato alcuni elementi dal punto di vista fisico, no? Quali sono le alterazioni, e ne potremmo parlare in maniera, diciamo, più diffusa se avessimo più tempo. Ci sono poi delle alterazioni del funzionamento psicologico, del funzionamento sociale, ci sono tutta una serie di aspetti sullo stile alimentare, quindi senz'altro per avere una panoramica completa A del funzionamento del paziente, B diciamo per stimolare un cambiamento su tutti questi fronti, è fondamentale il lavoro sinergico tra tutte queste figure, no? Che condividono lo stesso tipo di approccio con il paziente e condividono tutti lo stesso tipo di protocollo di cura, quindi è un'equipe non eclettica, ecco, per intenderci. Non so se volete aggiungere qualcosa su questo punto. Detto tutto. Diciamo che ciascuno di noi ha la sua... Allora, la terapia che facciamo, la CBTE, è pensata a livelli di intensità terapeutico-riabilitativa normali per essere somministrata solo da una figura, che può essere quella della psicologa, dello psicologo, psicologa, psicoterapeuta. È evidente che se l'intensità di cura aumenta o se ci sono delle necessità particolari, come ad esempio la necessità di aggiungere dei farmaci perché sono presenti delle comorbidità psichiatriche, allora è evidente che entra in campo la mia figura, che è la figura dello psichiatra, e poi se ci sono se c'è un'intensificazione del livello di cura, ad esempio in un contesto più continuativo, dove la paziente fa i pasti, in un contesto di cura, come può essere in un contesto di day hospital, allora è possibile che entri in campo anche una dietista. E comunque queste sono le figure che in genere ruotano. Per rispondere anche alla domanda di Dinara, qual è il ruolo della terapia farmacologica e quali farmaci vengono utilizzati? Il ruolo della terapia farmacologica è un ruolo per gestire le comorbidità, cioè tutto quello che si manifesta assieme al disturbo alimentare. Cioè ci sono delle pazienti che possono essere depresse che non vuol dire tristi, ma vuol dire possono avere una sindrome clinica ben specifica, che è quella dell'episodio depressivo maggiore, e allora può valer la pena impostare una terapia antidepressiva farmacologica, oppure possono avere problemi d'ansia, allora può valer la pena impostare una terapia anche qui farmacologica. Non ci sono farmaci per la terapia specifica del disturbo alimentare. La fluoxetina, il Prozac, ha
un'indicazione riportata sul foglietto illustrativo per la riduzione della abbuffata nel contesto della bulimia nervosa, ma questo ha un'efficacia molto limitata nel tempo, prima di tutto solo nel 20% dei pazienti, quindi una percentuale molto bassa, e comunque molto limitata nel tempo, si parla di 3-4 mesi. Quindi viene usato oramai pochissimo, è qualcosa che veniva fatto molto di più 15-20 anni fa, oramai viene usata veramente poco. Ok, grazie Gian Domenico. Allora noi salviamo tutte le vostre domande a cui non abbiamo dato risposta e come abbiamo sempre fatto anche nei precedenti webinar, vi forniremo delle risposte nei prossimi giorni tramite email. Intanto vi ringraziamo per aver partecipato e vi invitiamo al prossimo incontro che si terrà il 24 ottobre e tratterà il tema di genitori, fratelli, parenti, come diventare una risorsa per la gestione del problema alimentare. Quindi seguiteci e intanto nel salutarvi vi invitiamo virtualmente al CIP e quindi attraverso questo video vi facciamo visitare appunto la nostra struttura. Buona giornata a tutti. Il CIP di Milano è nato mentre c'era prova con pazienti con disturbo alimentare che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli, oppure non ancora pronti agli interventi ospedalieri, oppure in attesa, in una lista d'attesa per gli interventi ospedalieri. Noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di Villa Garda, con il dottor Balegrave e la dottoressa Caluggi, e rappresentano il gruppo italiano che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di disturbi. Nello specifico gli obiettivi che ci poniamo sono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono due programmi di cura, un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale. Si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra, psicoterapeuti, psicologi e dietisti. L'accesso al CIP avviene o su invio del paziente stesso, o su invio di un familiare, o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione. Il primo contatto è in una visita psichiatrica, è eseguita una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo primo pezzo iniziale del percorso che viene fatta sempre con me. Il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CBT, una terapia individualizzata, ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente, e flessibile, ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia. La CBT utilizza un approccio con il paziente di tipo collaborativo e non coercitivo. È una terapia molto strutturata e limitata nel tempo che può essere somministrata a pazienti sia adulti che adolescenti. In applicazione alla CBT, il trattamento nutrizionale prevede incontri a cadenza settimanale con il dietista. Lo scopo delle visite è quello di concordare in collaborazione con il paziente i passi della settimana. Non si adottano infatti misure prescrittive, ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni.